Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, allora, buongiorno. capocannoniere insieme a Nenè, non so se te lo aspettavi, però insomma, voglio dire, stai dando il tuo grosso contributo a questa squadra che sta crescendo. Fusco ha detto, abbiamo una squadra molto giovane, di grosse prospettive, è così? Sì, sono molto contento della prestazione mia e della squadra e stiamo crescendo molto, cioè abbiamo ancora molto da migliorare, ma sono convinto che con il lavoro miglioreremo e potremo fare grandi cose. E la squadra sì è giovane, però comunque siamo giovani di qualità che possiamo comunque migliorare e dare un grosso contributo alla squadra. Come lo giudichi questo campionato di Serie B che dicono tutti è uno dei più difficili, forse in tutta Europa sicuramente? Ma sì, è difficile, però comunque sì, tutte le partite sono molto difficili. E ora è appena iniziato il campionato, quindi ancora dovrò vedere un po' i ritmi. Cioè, il campionato ancora non lo conosco, è il primo anno che sono qui e quindi devo ancora un po' abituarmi. Però devo dire che comunque mi sto integrando molto bene e spero di continuare così e di migliorarmi. Da centravanti puro, perché sei nato come attaccante centrale, no? Adesso tutti dicono che invece il tuo ruolo è esterno in un 4-3-3, quindi stai giocando adesso, perché i tecnici dicono che lì si esaltano le tue qualità, è vero? Sì, diciamo che mi è sempre piaciuto giocare esterno. Poi comunque a Empoli l'anno scorso il modulo era il 4-3-1-2, l'esterno non c'era e quindi mi adattavo, però diciamo che posso fare sia la punta che l'esterno, che il trequartista. E sì, l'esterno diciamo che è il ruolo che mi appartiene di più, che posso dare, cioè è il ruolo in cui mi posso far vedere di più, posso sfruttare le mie qualità. E spero comunque quest'anno di continuare così e di far vedere il mio valore. Ultima cosa, ti piace il coro che ti fanno quando fai gol? No, mi è piaciuto tantissimo, è stata un'emozione veramente grande e non me l'aspettavo e devo dire che mi ha dato molta carica e mi ha aiutato molto in campo e pensavo qualche giorno fa e mi dicevo qualche anno fa quando guardavo le partite di Serie A e vedevo e sentivo i tifosi che urlavano il nome dei giocatori e dicevo chissà se un giorno potranno dire anche il mio nome così. Ci sono riuscito ed è un sogno che si avvera. Sì, tra l'altro hai un cognome che non è facile da mettere in un coro, quindi ha dato merito alla fantasia. Ti racconto questo particolare, mi hanno detto che in telecronaca praticamente il telecronista si è fermato e ha detto questi sono cori, ah no no, fughiamo ogni dubbio, non sono burazzisti, è semplicemente il nome, quindi insomma... C'è da dire che insomma la fantasia ha fatto il suo corso. Certo. In famiglia cosa ti hanno detto? Perché comunque tu sei, diciamo, hai fatto più di una presenza l'anno scorso in Serie A, però ecco, quest'anno hai una responsabilità tutta diversa, si aspettavano un approccio così positivo? Ma i miei genitori mi sono sempre stati vicino da quando sono piccolo, da quando sono nato a Empoli a 13 anni e devo dire che devo molto a loro perché mi hanno aiutato molto. E loro hanno sempre creduto in me, poi non so se l'aspettavano questo inizio molto buono, magari nemmeno io me l'aspettavo, però ora che sono arrivato a questo punto è solo un punto di partenza, devo continuare così a migliorare e spero di fare ancora bene per lo Spezia. Cosa ti chiede Di Carlo? Perché insomma per l'ala sinistra, per il ruolo insomma, che tu stai facendo, rispetto all'anno scorso c'è stato proprio un cambiamento forte nello scacchiere dello Spezia. Quali sono i suoi dettami? Ma il mister vuole che puntiamo molto l'uomo, che puntiamo l'avversario, formiamo un 2-1 sull'esterno con me e il terzino e poi ci chiede anche di venire dentro il campo e di trovare lo spazio dentro il campo per poi stoppare la palla e darla in profondità all'esterno alla punta. Con Francesco Migliore state iniziando a
come dire, a creare un'intesa, ha dei buoni consigli per te, visto che lui insomma è un... Certo, mi dà molti consigli, è un grande giocatore, prima di essere un grande giocatore è anche una grande persona, e devo dire che mi dà tranquillità in campo, mi aiuta molto, ma come tutti gli altri compagni. Il gol è stato un'azione provata in allenamento. Il mister comunque ci dice sempre che quando c'è uno scarico uno deve attaccare la profondità, quindi c'è stato lo scarico e io ho attaccato la profondità nei tempi giusti e sono riuscito a fare gol. Sì, diciamo che è una giocata comunque che proviamo. Importante. Sì. Non è un dualismo, però la concorrenza sportiva che è giusta. Certo. Con Baez, come la vedi, se è una concorrenza? Ma io ho comunque un buon rapporto con lui. Cioè, è un ragazzo molto bravo, ha qualità e ce la giochiamo molto sereni, questo. Non c'è nessuna rivalità né nulla, perché comunque per arrivare in alto bisogna avere un grande gruppo e che è molto importante, quindi non bisogna avere rivalità in squadra. Bisogna essere amici e aiutarsi l'uno per l'altro. Tu ti sei trasferito in Toscana dal Friuli proprio per seguire la carriera da calciatore, oppure insomma la tua famiglia si è trasferita? No, io sono venuto da solo a 13 anni proprio per giocare a calcio con l'Empoli. Quindi insomma è stato proprio, avevi già le idee chiare sin da piccolo? Sì, anche il papà e il nonno hanno sempre giocato a calcio, quindi la passione c'è sempre stata, e appena è arrivata questa opportunità l'ho presa subito al volo e non ci ho pensato su due volte. Non è facile a 13 anni lasciare i genitori e gli amici, però i sacrifici poi ripagano. L'ultima cosa, sei contento della scelta Spezia? Contentissimo.